Hi, Filippo. Buongiorno, sono molto felice di essere qui questa mattina. Finora ho sentito delle presentazioni veramente interessantissime e io cercherò invece di porre qualche domanda difficile, domande che pongo sia a me stesso, ma poi vi presenterò anche alcune delle proposte che sono state fatte per rispondere a queste domande così complesse. Allora, parliamo dell'innovazione sociale e ho messo questa slide appositamente così per darvi un po' un assaggio. Si può definire innovazione sociale in molti modi, ma c'è la tendenza adesso a intendere l'innovazione sociale tramite una lente che è quella, ad esempio, della condivisione delle infrastrutture sociali o Uber. Ecco, però questo può essere critico. Pensiamo a Uber nell'economia condivisa o degli altri tipi di economie di condivisione. Questa è soltanto una frazione dell'economia, ad esempio negli affitti, il fractional rent. Che cos'è? Fondamentalmente le aziende hanno i beni e condividono le risorse e i beni con voi. Qual è però il problema di questo approccio? È che fondamentalmente si sta portando via la ricchezza dalla popolazione. C'è dunque bisogno di essere un pochino più furbi, un po' più intelligenti sul linguaggio che viene utilizzato e come viene inteso. L'economia della condivisione non è necessariamente positiva. Se si affitta, ad esempio, l'idea dell'affitto è stato spinto perché? Perché l'affitto consente di creare un'economia del rentier, ma se invece io prendo in prestito però da un'azienda, questo viene chiamato appunto rent, è comunque un prestito, quindi questo può essere molto pericoloso. Ho messo un'equazione su questa slide. Abbiamo sentito parlare molto del fatto che non è tanto importante se si è for profit oppure non profit, questa è un po' la tendenza generale. No, non importa, insomma non è così fondamentale. Ma mettiamolo un attimo in dubbio, forse entrambe i lati hanno torto. Pensavate che avrei detto che il non profit è meglio? No, forse entrambe hanno torto. Nel Regno Unito abbiamo visto che il settore non profit, i CEO del non profit, che guadagnano dei salari enormi rispetto, 3.000 volte più rispetto al salario base, cioè questo nel settore non profit, nel settore for profit, insomma, abbiamo già visto che cosa succede. La strutturazione del benessere, l'abbiamo detto, 300 persone in Europa e nel Regno Unito. Perdono, nel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno più soldi degli altri miliardi di persone che vivono al mondo. Ripetiamo un attimo, sono 300 persone in Europa e negli Stati Uniti che hanno più soldi di 4,5 miliardi di persone nel mondo. Inuguaglianza strutturale, e questa inuguaglianza sta crescendo. Continuiamo. L'impresa sociale. Io ho analizzato molte imprese sociali, ma hanno gli stessi problemi, cioè l'ego, il potere centrale. Dunque, se si toglie il denaro come incentivo, in effetti ci sono altre valute come la reputazione. Alcune delle società tecnologiche come Buffer hanno innovato molto prima, con trasparenza radicale sugli salari, sulla proprietà aziendale, ce lo stanno già facendo. Quindi io non voglio dire che l'impresa sociale di per sé abbia una formula vincente, ma ha fatto dei passi importanti. Poi servizi pubblici. Troppo spesso questa agenda è un metodo per scaricare i servizi pubblici, per togliere lavoro ai servizi pubblici. Forse può essere giusto e corretto, ma forse no. Il viaggio che abbiamo fatto, e questa è la grande domanda politica che dobbiamo porre, è che noi adesso stiamo facendo un viaggio, stiamo andando verso il bene pubblico finanziato, e cioè stiamo trasformando il bene pubblico in una commodity finanziaria. Ora, di nuovo, non voglio dire che sia giusto o sbagliato, ma bisogna rendersi conto che questo sta avvenendo per poterne dibattere e discutere in maniera appropriata. Poi, finanza a basso impatto. Anch'io ho creato un fondo, peraltro, quindi non voglio dire che sia tutto sbagliato, però pensiamo alla finanza con impatto sociale. Dunque, centralizza la moralità, non fa altro. Se si è un investitore, io adesso posso scegliere, beh, la tua moralità mi piace, però la tua no. E allora scelgo.
Ehi, sono il mio metro di misura. Cioè, almeno il mercato in questo era buono, era positivo. Cioè, l'idea del mercato libero significava che io non me ne importava niente della moralità degli altri. Cioè, davo agli altri la libertà di decidere. Questo è il flusso di capitale libero. Ma invece la finanza con impatto sociale apre una nuova prospettiva. Non soltanto centralizziamo il capitale, ma stiamo centralizzando anche le scelte morali. Le moralità, di nuovo, non dico che questo sia necessariamente negativo. Però è qui che siamo arrivati. Ci dobbiamo pensare. È stato uno straordinario viaggio. Siamo arrivati a questo punto. Ora, abbiamo una sfida. Cioè, fare un salto dal punto in cui siamo oggi. Gli ultimi 10 anni abbiamo visto degli sviluppi importanti in Europa e nel resto del mondo, perché naturalmente si è creato lo spazio per conversazioni come quella di oggi. Il mio intuito, visto che ne ho fatto parte, è che forse non siamo ancora sulla strada giusta per il futuro. Forse c'è bisogno di un approfondimento filosofico e strutturale maggiore per poter trovare la strada giusta per il futuro. Da un certo punto di vista, queste sono emerse delle enormi sfide. Stiamo vedendo l'accumulo di cosiddetto soft power. L'hard power sono molti dei sistemi di cui abbiamo parlato. C'è tra l'altro un bel sito web che si chiama .patents che parla di come creiamo sistemi di potere e di visioni. Sempre di più i sistemi di cui parliamo, l'innovazione sociale, includono anche il soft power e i poteri soft, e non sappiamo ancora come gestirli. Io credo che ci sia bisogno di una nuova infrastruttura istituzionale per l'innovazione sociale, cioè una nuova prospettiva per guardare i problemi. Perché lo dico? Perché siamo in un declino di molte delle nostre democrazie. Pensiamoci, le democrazie hanno difficoltà ad affrontare i cambiamenti sistemici, come il cambiamento climatico. Questo è soltanto un esempio, l'inuguaglianza sociale è un altro esempio. Vi garantisco che siamo bloccati in questa situazione. Perché? Perché ci sono degli interessi nascosti che sono ormai già abbastanza distribuiti ma bloccati. Quindi abbiamo una sfida per le mani. Io credo che se si parla di aspetti sociali, bisogna parlare di sociale da 5 punti di vista. Dobbiamo parlare innanzitutto di esiti sociali, di metodi. Il cambiamento climatico è un problema, cioè, che non si può risolvere con la tecnologia. La tecnologia ce l'abbiamo, ma è un problema sociale, è un problema sistematico. Poi, governance, terzo aspetto. La maggior parte dei nostri sistemi di governance non funzionano. Dobbiamo reinventare la governance per il XXI secolo. La maggior parte di voi conosce i dirigenti non esecutivi, no? Negli aziende, i direttori non esecutivi. Se io faccio un'analisi di questi dirigenti non esecutivi, probabilmente sono anche molti vicini a noi se facciamo una rete di conoscenze, forse una distanza di 1,5 punti, cioè non siamo tutti dipendenti, quindi dobbiamo parlare di governance in nuovo modo. E poi proprietà, ownership, dobbiamo parlarne in modo diverso. Non valgono soltanto i ricavi, ma anche i profitti. La terza via negli ultimi anni ha parlato soltanto della redistribuzione del benessere, del denaro con le tasse, ma invece bisogna pensare alla concentrazione del benessere, che sia nelle fondazioni, nelle aziende o nel non profit, c'è comunque una concentrazione, invece bisogna investire nelle persone. Guardate cosa è successo al giornalismo nella distribuzione, stanno veramente ponendo le basi per la democrazia. Perché? Perché ormai c'è un capitale, una conoscenza democratica, e senza questi elementi la democrazia non può esistere. E poi l'input, bisogna rendere i social di input, l'abbiamo già sentito prima, penso che viviamo in un ambiente in cui stiamo permettendo al populismo di avere la meglio perché non permettiamo una partecipazione attiva sulle questioni più importanti. Quindi in un certo senso la mia domanda è la seguente: forse quello che abbiamo fatto fino adesso è stato un buon esperimento, ma non è la risposta. E penso che tutti i paesi che ora stanno cominciando ad affrontare la questione potranno arrivare da qualche parte, perché questa è una crisi sistemica. Come si innova in una democrazia? Questo è il punto che ci troviamo ad affrontare, e questo ci richiede di lasciare la strada che abbiamo percorso fino adesso, che però viene influenzata dalla finanza, dal mondo della grande finanza.
Sappiamo che è necessario a questo punto mettere fine ai modelli passati, però sappiamo che non funzionano, non funzionavano neanche nel Venture Capital. L'80% dei fondi di Venture Capital non producono nulla in termini di ritorni per il mercato pubblico, e questo succederà anche nel settore sociale. Come possiamo pensare che si comporterebbero in maniera diversa? Dobbiamo veramente reinventare le istituzioni finanziarie. Non è che do loro la colpa, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma ora però i tempi sono cambiati. E in a way l'atteggiamento deve essere il contrario, non sarà social se l'atteggiamento è dall'alto verso il basso, sarà social però se l'atteggiamento sarà seguire invece la direzione contraria. Bisogna creare un movimento che sia guidato dai molti. E a San Francisco, ad esempio, ho partecipato ad una splendida conferenza a mezzanotte. Stavamo ancora discutendo del numero di persone che vivono per strada, perché bastava guardare quello che succedeva fuori dalla porta, da qualsiasi porta. Se si guarda quello che succede fuori, il numero di persone che vivono per strada ormai è elevatissimo. Questo è un fatto di cui dobbiamo prendere coscienza. Questo non accade più soltanto nelle grandi città, a Londra, a Milano, a Ginevra, a Zurigo, non a Rochdale, Ranchi. Quali altri posti? Ditemi qualche posto in Italia. No, esistono in questi bei posticini, esistono solo dove ci sono delle problematiche più serie. Però secondo me invece, se continuiamo a vederla così, non riusciremo a risolvere il problema. Io volevo anch'io inizialmente avere un atteggiamento distruttivo, ma mi rendo conto che così non so quanto riusciremo ad andare avanti. Questo è un diagramma, uno schema delle istituzioni nel Regno Unito. Quando si pensa alla rivoluzione industriale, abbiamo creato una quantità mostruosa di istituzioni perché pensavamo che avrebbero creato le regole e i contesti giusti per il mercato. Ora dobbiamo fare la stessa cosa per il XXI secolo, ma dobbiamo riconoscere una nuova democrazia e una nuova tipologia di organizzazione. Questa è la sfida che ci troviamo ad affrontare oggi. Sicuramente conoscete l'Impact Net Hub, ognuno per sé, eppure tutti che partecipano ad un network. Fab Labs ha fatto la stessa cosa, o una globalizzazione mondiale che riguarda la scala, ma in maniera completamente diversa. Però 400 makers che lavorano insieme a 1500 diversi hub a livello mondiale. Questo è un modo diverso di affrontare la globalizzazione, riguarda come si crea una nuova interpretazione della globalizzazione. Allora, io penso che il modo migliore per affrontare la questione fosse, se si vuole ricostruire il sistema di hub, come si approccia la questione? Da dove si parte? Non da Londra, non dalle grandi città, ma da dove possiamo veramente partire per fare una differenza? Posso partire dalle grandi città dove ci sono prezzi assolutamente proibitivi, però diventa più semplice ovviamente cominciare da zone invece dove è più semplice intervenire e partire in questa direzione. Come si fa a far lavorare insieme 50 imprenditori sullo stesso problema sociale? Perché la sfida, se si vuole parlare di successo scolastico ad esempio, non si tratta soltanto di voti, riguarda anche il cibo, riguarda anche uno scopo, riguarda il tempo, la passione,
il tipo di educazione. Sono centinaia gli elementi da considerare perché l'ecosistema cambi. Non è una soluzione semplice che dipende da un elemento solo. Quindi un sistema diverso, un cambiamento radicale, richiede un impegno imprenditoriale diverso, diversi imprenditori che lavorino verso uno stesso scopo sociale per cambiare la dinamica dell'organizzazione vera e propria. E questo soltanto per divertirci un po', per farvi vedere che cosa può succedere. Open Desk è una piattaforma per creare arredamento open source ed è molto interessante vedere cosa è successo. Si è creato un network di 200 produttori nel mondo che possono creare, ognuno può costruire un piccolo pezzo di arredamento e poi viene distribuito da un produttore a livello locale che utilizza la stampa in 3D. Significa che un pezzo di design locale può essere consegnato alla tua porta nell'arco di una settimana attraverso questo network, ma si sta creando in questo modo anche un micromercato di massa. Nelle prime 4 settimane hanno avuto 8.000 download e in 24 ore hanno venduto il 10% delle loro azioni, del loro capitale. E questo è più di 150.000 sterline. È affascinante, no? Come questo nuovo approccio, quello che succede là fuori, stia cambiando lo status quo. Posso dire ancora due cose? Per essere un po' provocatorio, io qui vorrei lanciare un'idea. Forse, e dico forse sinceramente, forse il punto è come optare per una apertura radicale. Forse il futuro è aperto. Trasparenza radicale. Perché? Perché la trasparenza radicale spinge la moralità interna, la cosiddetta inherent morality, cioè una moralità imposta da dentro, non imposta dal di fuori, dal governo, da un'istituzione. Invece la macroeconomia ci ha sempre detto che la trasparenza sui salari, ad esempio, non ha a che fare con gli altri che possano vedere quanto guadagni, ma riguardano più che altro il fatto che tu possa giustificare il fatto che guadagni una certa somma di denaro. Questo è il tipo di trasparenza per il futuro e l'apertura che vogliamo in maniera completamente diversa da quella che è oggi. Quindi il futuro è Oslo, lo so che siamo a Torino, lo so che il futuro è a Torino, però Oslo, Open, Social e Long Finance. Lasciamo da parte Long Finance, dovrei parlarci per un'ora, non ho il tempo oggi, ma le sfide sono come cambiamo i modelli finanziari per andare al di là dell'equity, delle valutazioni. Questo è il punto che riguarda la finanza, che richiederà degli strumenti diversi per il futuro. E ora posso solo dirvi grazie e concludere, ma permettetemi di chiudere dicendo che molte cose di quelle che critico in realtà sono cose a cui partecipo anch'io. È semplicemente uno spunto che ho condiviso con voi per farci riflettere, perché siamo a metà di una storia che, se non facciamo nulla, andrà a finire male. Abbiamo già giocato con il mondo, si è parlato di data science e la maggior parte di questi di queste storie non arrivano dalla vita sociale, dal settore sociale. Si tratta per lo più di potere centralizzato. Bisogna invece abbracciare in maniera molto decisa e reinventare tutte queste dimensioni per far parte attiva di questa conversazione. C'è una grande opportunità proprio di reinventare questo dialogo. Non dobbiamo copiare, dobbiamo prendere una strada nuova. Thank you, Indy. This is a very good example of Trotskyism applied. Trotskismo applicato al capitalismo, veramente molto interessante.